sono giornalista della Sette. Tu non credi un po' nel momento che parlo del caso Grillo? Vorresti qui, ragazzi, prendere il telefono? Come fai tu a capire? Prima il ragazzo io lo conosco, qui arriva una tanta di quella gente che c'è un pacchetto di sigarette. Non credo. Voi non avete distributore automatico? No, distributore automatico no. Noi siamo 24 ore aperti. Eravamo, adesso con la pandemia no, ovviamente. Ah, ho capito, quindi lui è venuto qui perché sapeva che voi eravate sempre. Magari lui ha dichiarato questo, poi per vedere se quello per no. Noi siete riusciti a capire. No, non siamo riusciti a capire, noi ci hanno chiamato anche la procura di Tempi e tutto, ma come fai a capire che lui o quell'altro? Perché da qui passano un sacco di ragazzi. C'è migliaia, qui abbiamo il coprimento che sta, ci abbiamo cavalli, ci abbiamo pinne da 200 metri. Ti dico tutto cosa c'è qui di notte. Sì, perché comunque la procura è venuta dopo 2-3 settimane, presumo, cosa è venuta ad agosto? Ma chi era agosto? Sì. La settimana scorsa. Dopo due anni, perché loro avevano dichiarato che si erano passati 200 metri da... Le sigarette. Ma che cosa le hanno chiesto, carabinieri, quindi questo, se lei si ricordava? Non si ricordava, le conoscete qui, cioè no. Hanno portato la foto. Vero, no. Non conosco neanche io le figlie del Grillo, io conosco il padre.